Salute a tutti, signore e signori. Un ulteriore ragguaglio sulla mia produzione scientifica. Qua potete vedere alcuni dei miei volumi, pochissimi, che sono stati stampati, perché la maggior parte li ho realizzati in versione digitale e li potete trovare su Amazon in versione Kindle, scaricandoli comodamente sul vostro computer, sul vostro tablet o sul vostro cellulare. Ho cercato di abbracciare tutti i temi scientifici che mi sono congeniali. In particolare mi sono soffermato con più volumi sulla paleoantropologia e ho realizzato tra gli altri volumi questo, Il tesoro della corona della paleoantropologia, in cui mi soffermo a disquisire sul Piero Lapithecus Catalaunicus, che leggendo il libro vi renderete conto si tratta di un antenato comune europeo di tutte le scimmie e quindi anche delle catarrine e quindi anche degli esseri umani. È un libro questo, credo unico nel mondo, perché non vi sono altri libri sul Piero Lapithecus Catalaunicus, ma soltanto delle pubblicazioni scientifiche. Un altro libro cartaceo per quanto riguarda l'argomento paleoantropologico è il seguente: Eredi dell'Eden. Avevano ereditato il paradiso, ci hanno lasciato l'inferno. Ecco, in questo libro parlo più diffusamente, vedete delle figure, ecco, parlo più diffusamente dei nostri ascendenti, e in particolare soffermandomi sugli australopitechi e su tutti i membri del genere Homo e con le problematiche annesse e connesse. Ecco per esempio qua la foto del cranio di Australopithecus sediba, che è una forma mosaico che comprende caratteri umani e caratteri da Australopiteco. Comunque sono tutti testi che vanno letti e studiati attentamente. Tutom, La vita nell'universo informazionale. La biologia oggi, un ramo delle scienze dell'informazione, l'informazione ha una grande importanza in biologia, basti pensare al DNA, un vero e proprio archivio informazionale che si trova nelle nostre cellule. Particolarmente interessante questa figura, molto istruttiva, e qua c'è scritto: sapevi che tu e la banana avete il 45% del DNA in comune? Sapevi che tu e la gallina avete il 60% del DNA in comune? Sapevi che la cipolla ha un genoma 5 volte più grande del tuo? Che in ogni cellula ci sono 2 metri di DNA? Comunque è un libro questo interessantissimo, non perché l'ho fatto io, ma perché ritengo sia veramente interessante. Il neurone impazzito invece parla di problematiche ambientali, delle concezioni della Terra come un tutt'uno in cui noi, la specie umana, costituiamo i neuroni di questo grande superorganismo che è Gaia. Vi invito a leggere i miei volumi e saluto tutti.